Subito dopo la conquista del potere da parte dei rivoluzionari francesi, iniziò un'enorme caccia alle streghe. Migliaia di nemici della rivoluzione furono condannati a morte. Joseph Ignace Guillotin raccomandò l'uso del suo dispositivo meccanico per eseguire le sentenze nel modo più umano possibile. L'esecuzione con le asce presentava degli svantaggi. Sebbene non fosse l'inventore del dispositivo, l'apparecchio prese il suo nome e divenne noto come ghigliottina. La morte per ghigliottina era il metodo principale di esecuzione della pena capitale in Francia. Solo durante il periodo rivoluzionario, noto come Terrore, si stima che circa 17.000 persone siano state condannate alla ghigliottina, compresi re e potenti politici. Questo metodo di esecuzione ha fatto il suo ingresso nel XX secolo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, diversi nazisti e collaborazionisti francesi finirono sulla ghigliottina.